Nelle Mirino una coppia, l'agguato, gli spari, colpi di pistola calibro 45, le 21:30 della sera del 16 febbraio del 1991, a Gela in via Matteotti, Francesco Dammaggio e la moglie Giovanna Biundo a bordo di un'automobile. Lui muore, lei, la donna, è viva. E così anche un bambino di pochi mesi che ha tra le braccia e che è miracolosamente illeso. Omicidio e tentato omicidio. Le indagini della squadra mobile di Caltanissetta e del commissariato di Gela. Il capo, Marco Staffa. L'inchiesta della direzione distrettuale antimafia Nissena. I mandati di cattura, 5. La firma delle GIP, il giudice per le indagini preliminari, Ottavio Sferlazza, i magistrati inquirenti, l'aggiunto Renato Di Natale e i sostituti Patti, Marino, Liguori e Picchi. Gli arrestati a Gela, Massimo Curva, 35 anni, Marco Licata, 37 anni, Maurizio Angelo Moscato, 35 anni, Emanuele Argenti, 51 anni ed Emanuele Cassarà, 37 anni. Insieme ai 5, oggi sarebbe stato arrestato Maurizio Monreale, ma lo hanno ucciso il 15 dicembre del 95. I 6 sarebbero i componenti del comando che ha ucciso Dammaggio e ferito Labiundo. Sono presunti affiliati alla clan di Piddu Madonia. La guerra di mafia, le centinaia di morti ammazzati tra il 90 e il 91, quando a Gela, infuocata e insanguinata, si precipitò anche il presidente della Repubblica, Cossiga. Cosa nostra contro la Stigia? L'omicidio di Francesco Dammaggio sarebbe stata una delle risposte del clan di Cosa Nostra di Piddu Madonia alla strage di Gela, il 27 novembre del 90. 8 morti, una carneficina. Tante altre furono le vendette e le croci qui dentro al cimitero di Gela. Poi i Madonia e gli Stigiari hanno firmato una pace che gli investigatori ritengono sia ancora valida. E quindi abbiamo impedito anche questo discorso con un grosso sforzo.